Sono ormai 5 anni che sul mio canale vi parlo del mio anno all'estero. Ciao a tutti, mi chiamo Ginevra e sarò un exchange student negli Stati Uniti d'America. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò della mia hostel. Quindi direi che è l'ora di smettere e che sia arrivato il momento di fare qualcosa un po' speciale. Da adesso voglio dare voce ad altri exchange student. Sì, avete capito bene. Da adesso i protagonisti del mio canale sarete voi. Sono Matilde e sono stata un exchange student in Alaska, Stati Uniti. Ciao a tutti, sono Alessia e sono stata un exchange student in Irlanda. Ciao, sono Prandelli Claudio, ho fatto parte di Cultural Care Au Pair negli Stati Uniti d'America. Ciao, sono Federica e sono stata un exchange student in Nuova Zelanda. Ciao a tutti, io sono Michela e sono una ragazza alla pari negli Stati Uniti. Ciao a tutti, sono Chiara. Ciao a tutti, sono Rossana. Ciao, sono Tommaso. Ciao a tutti, sono Elisa. Ciao ragazzi, io sono Rosa. Ciao, sono Alessia. Ciao, mi chiamo Elisa. Ciao, sono Camilla. Ciao a tutti, io sono Chiara. Ciao, sono Rebecca. Ciao, io mi chiamo Gaia. E sono stato un exchange student negli Stati Uniti. E sono un exchange student negli Stati Uniti. Sono un exchange student in Florida. Ho trascorso il mio anno all'estero negli Stati Uniti. E ho trascorso un anno negli Stati Uniti. E sono un exchange student negli Stati Uniti. E attualmente mi trovo negli Stati Uniti d'America. E sono un exchange student negli Stati Uniti. E ho trascorso un anno da exchange student in Texas, Stati Uniti. Ciao, sono Cristina, ho partecipato al programma Work and Travel e sono andata negli Stati Uniti quest'estate. Ciao, sono Gaia e sono stata un exchange student a Buenos Aires. Ciao, sono Alessandra e sono stata un exchange student Ciao, in Canada. Ciao, io sono Lucia e sono stata un anno a Milano. Ciao, sono Gaia e sono stata due Ciao, settimane Ciao, sono Chiara in e sono un exchange student. Ciao, mi chiamo Ilaria. Ho 19 anni e nell'anno scolastico 2017-2018 Ciao, mi chiamo Sara, sono stata un au pair, quindi una ragazza alla pari negli Stati Uniti, precisamente a New York. Ciao, mi chiamo Giulia e frequenterò il prossimo anno scolastico negli USA. Ciao a tutti, mi chiamo Gaia e quest'estate partirò per 10 mesi negli Stati Uniti. Ciao, sono Elena e sono stata un exchange student. Ciao, sono Giulia e sono stata un exchange student nella parte francese. Ciao, sono Alessia e sono stata un exchange student in Germania. Ciao, io sono Francesca e sono un exchange student in Russia. Ciao, mi chiamo Emma e nel 2018 ho vissuto per 6 mesi sulla Sunshine Coast in Australia. Ciao, sono Francesca e sono stata un exchange student in Cina. Ciao, sono Emily e sono stata un exchange student in Canada. Sono Laura e sono stata un anno in America a Stockholm. Ciao, sono Gloria e sono un exchange student Ciao, sono Giorgio e sono un exchange student in Stati Uniti d'America. Ciao, mi chiamo Irene e sto vivendo in Canada, però in Missouri negli Stati Uniti. Ciao, sono sono Bruna e sono stato un exchange student negli Stati Uniti. Ciao a tutti, sono Leonardo Specchia e ho fatto l'anno in America, in Indiana, ad Indianapolis. E forse mi avrete visto perché sono anche ragazzo di Ginevra, ma quello part time. Ciao, io sono Aurora e ho frequentato il programma Exchange in Florida per Ciao un anno. Ciao a tutti, sono Benedetta e sono un exchange student negli Stati Uniti. Ciao, sono Sofia e sono un exchange student negli Stati Uniti. Da Zhao, sono Virginia e ho fatto l'anno all'estero in Cina. Loro erano solo alcuni degli exchange student che da adesso saranno parte integrante del mio canale. Ho deciso che da adesso in poi continuerò con i miei soliti orari e giorni di pubblicazione, ma ci sarà un piccolo cambio, ovvero ogni martedì alle 14 pubblicherò un video sull'anno all'estero, ma non sul mio anno all'estero, sul vostro anno all'estero. Ci saranno interviste doppie, salotti, video vlog registrati interamente da exchange student che in questo momento sono in America o da qualsiasi altra parte del mondo e che seguono il mio canale. E non solo esperienze di anno all'estero, ma anche esperienze di lavoro all'estero, Erasmus, vacanze studio. Voglio che il mio canale diventi un po' una raccolta di esperienze che fanno bene, che servono a crescere e che servono a migliorarsi anche. Perché so che tra chi mi segue ci sono un sacco di persone con un sacco di cose super interessanti da dire e che possono aiutare un sacco di altre persone. Quindi non spaventatevi se non vedrete la mia faccia o se la vedrete per pochissimo il martedì. Ma appunto ho deciso di dare spazio anche a voi sul mio canale. Se questa idea vi piace e volete prendere parte ai miei video, tutto quello che dovrete fare è guardare le mie storie di Instagram il lunedì. Ogni lunedì pubblicherò una storia con le caratteristiche della persona che mi servirebbe per fare il video successivo. Ad esempio potrei cercare exchange student che stanno facendo l'anno all'estero in questo momento in Alaska, oppure potrei cercare exchange student che vivono con una sola persona nella loro famiglia ospitante,
potrei cercare persone che stanno lavorando in uno stato non anglofono e magari la persona che sto cercando per intervistare o la persona che mi servirebbe per avere del materiale per fare il prossimo video sei proprio tu. Quindi mi raccomando, non scordarti di guardare le mie storie il lunedì. Questo però non significa che cambierò completamente il mio canale. Infatti ogni venerdì alle 14 continuerò a pubblicare un video come ho sempre fatto. Spero che questa idea vi piaccia e che possa anche aiutarvi, soprattutto i futuri exchange student o persone che vogliono fare determinate esperienze e che non hanno informazioni al riguardo. Quindi non mi rimane che salutarvi, noi ci vediamo venerdì con un solito video, mentre martedì prossimo ci sarà un video fatto da voi, o meglio registrato da voi, poi ci penso io a montarli tutti questi video, tranquilli, non vi preoccupate. Come sempre vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo.